cose che mi ricordo di me sulla neve sono le giornate, le mattine sui pendii di Zambla Alta con mio papà, intanto che tutti gli altri ragazzini andavano a sciare con gli impianti, io andavo in un posto dove c'è un prato e normalmente battevamo a scaletta tutto il pendio e andavamo avanti e indietro all'infinito. Sarò andato indietro, avanti e indietro centinaia di volte da quel pendio senza stancarmi mai. Tanto che a volte mio papà o mia mamma a mezzogiorno, quando era quasi ora di mangiare, dovevano obbligarmi a fermarmi a mangiare, perché io sarei andato avanti all'infinito. E poi ho iniziato a fare le prime curve a spazzaneve, poi i primi slalom fatti con i bastoni di legno che mio papà tagliava con l'opinel dalle piante lì intorno. E poi mio papà mi ha costruito un paio di attacchi da sci-alpinismo e un paio di pelli di foca. E andavo avanti e indietro da un pendio che c'era sotto e giocavo a sci-alpinismo, e quindi anche lì mettevo e toglievo le pelli di foca, che allora non erano autoadesive, 20 volte in un giorno forse. E il gioco non era tanto quello di sciare, ma era quello di trafficare, cioè di salire, di scendere, di fare la traccia. Questo era uno dei ricordi più belli che ho, e credo che forse quello è un po', se devo dire qualcosa di speciale, il simbolo della mia idea dell'andare in montagna, cioè il fare la mia traccia, che sia lasciare un'orma quando vado al parcheggio a prendere la mia macchina appena nevicato, o che sia andare in cima a una grande montagna. Per me quello è, credo, il senso dell'andare in montagna, e credo che l'origine sia in quelle prime giornate sulla neve. La cosa che mi affascina di più della montagna d'inverno è il silenzio. È quel silenzio speciale che c'è quando sta nevicando e l'aria restituisce i rumori in un modo diverso dall'estate o da tutte le altre stagioni dell'anno. E mi affascina la luce alla sera quando sta per diventare buio, e c'è ancora quel poco tempo tra quando il sole è tramontato e quando è veramente buio. Quel momento in cui c'è la neve che sta congelandosi, c'è l'aria fredda sulla faccia, c'è la voglia di andare al caldo, ma allo stesso tempo la voglia di restare fuori e di godersi questa cosa. Sempre alla stessa ora mi piacciono i profili delle montagne con la luce dietro, illuminati lo skyline delle montagne. E mi piacciono gli animali che passano nel bosco e che senza paura della notte girano e sono i veri padroni delle montagne. Una cosa che mi fa un po' ridere a volte adesso, quando mi dicono che sono uno snowboarder, è che in fondo io sto dedicando tantissimo tempo al telemark. Sono stato a sciare sia con lo snowboard, ma adesso anche col telemark in ogni continente. Sono stato in Giappone varie volte, in Canada, in Alaska, negli Stati Uniti, sulle Alpi, in Asia, in Nuova Zelanda, e la gente continua a dirmi che sono uno snowboarder, e a volte lo dice quasi con un tono un po' dispregiativo, no? Come se lo snowboarder fosse uno che è un po' non è un vero personaggio di montagna. La transizione per me è stata molto semplice, molto facile, e in realtà non è una vera transizione, perché io in realtà ho sempre fatto tutte le cose che si possono fare andando in montagna: lo sci alpinismo, lo snowboard alpinismo, lo sci di pista, lo sci di fondo, il telemark. Io in realtà quando vado in montagna non vedo una grande differenza a seconda dell'attrezzo. A seconda delle condizioni, del mio stato d'animo, di quello che devo fare, scelgo un attrezzo. Il telemark è un attrezzo speciale per me, perché in un paio di sci soli in fondo ci dà la possibilità di esplorare ogni ambito della montagna: la salita, quindi lo sci alpinismo e l'alpinismo, la discesa, quindi lo sci anche veloce sulla neve dura o nella neve fresca, e la grande esplorazione nei piani, nei boschi, come si fa con gli sci di fondo. E quindi per me il vero fascino del telemark è l'idea dello sci universale, dell'attrezzo con cui puoi fare tutto. Lo snowboard è la gioia della velocità, della neve fresca, delle linee da ricercare sulle montagne, ma in realtà è la stessa cosa. Per me non c'è una vera differenza. Tutti quando iniziano a parlare di telemark
pensano subito alle origini dello sci, pensano ai primi paia di sci, a uno sci piuttosto schematico, piuttosto rozzo, piuttosto grezzo. E questa cosa in sé ha un grande fascino perché tutti gli sciatori hanno un grandissimo rispetto per chi scia telemark. E questo valore che c'è dentro al telemark, che è la sua storia, è secondo me in realtà anche il suo limite, è il limite del telemark di oggi. Cioè il fatto che il telemark secondo me fa un po' fatica a esprimere quello che potenzialmente può essere, fa fatica a essere uno strumento con cui divertirsi in ogni ambito della montagna, in salita, in discesa, in neve fresca, sulla pista dura, nel piano, nei boschi, nei grandi spazi. Fa fatica perché si trascina dietro un po' questa idea eroica dello sci. È un po', secondo me, è un po' come lo sci, come il ciclismo, no? Ogni volta che sentiamo parlare di Giro d'Italia, sentiamo quasi necessariamente la nostalgia dei tempi di Bartali, di Coppi, dei grandi campioni del passato, perché c'è una grandissima connessione tra la storia di questo sport e la pratica dello sport. E a me, diciamo, affascina la storia dello sci, del telemark, ma allo stesso tempo devo dire, nonostante la mia età, che ovviamente non sono più un ragazzino, mi affascina tantissimo il potenziale che ha il telemark, cioè tutto quello che io vedo davanti, tutto quello che si può fare e che potenzialmente non è ancora stato fatto. Io personalmente ci vedo una sfida, ci vedo per esempio la possibilità di andare veloce come quelli che sciano fissi in discesa, ci vedo la possibilità di andare veloce come quelli che vanno in salita con gli attacchini, quindi con l'attrezzatura più leggera. Ci vedo la possibilità di fare delle grandi traversate, come mi è capitato di fare alle Svalbard, ad esempio, andando in piano e utilizzando sempre lo stesso attrezzo. Quindi credo che i giovani siano affascinati da questo perché dentro c'è nello stesso tempo la storia e il futuro, il passato e il futuro dello sci. In generale direi che le montagne nostre, le Orobie, la Valle Seriana, la Valle Brembana, si prestano tantissimo al telemark per una ragione molto semplice, che è la struttura delle montagne, la forma delle montagne, come dire, la dimensione delle montagne, il tipo di pendenza. Per divertirsi con il telemark, per divertirsi tanto con il telemark, anche senza essere bravissimi, servono dei pendii abbastanza ampi, abbastanza omogenei, quindi i cambi di pendenza ci devono essere, ma è bello che siano graduali, che siano prevedibili. Il telemark è uno sci, è un tipo di sci che si può fare anche andando molto piano e quindi è molto bello gestire l'equilibrio senza troppa interferenza con i cambi di pendenza, le disconnessioni del terreno. E quindi in realtà questa armonia che ti trasmette il telemark nelle nostre valli, sui nostri pendii, è perfettamente esaltata e quindi credo che in Val Brembana, per esempio, dove sto io principalmente, ci siano dei pendii e anche delle piste per chi vuole imparare, bellissime per divertirsi e per sfruttare al 100% il potenziale del telemark. Se io dovessi dare qualche consiglio a chi vuol provare a fare telemark, dovrei, diciamo, idealmente rivolgermi a tre tipi di telemarker. Il primo, e quello a cui mi rivolgo con più entusiasmo, se vuoi, è il principiante, quello che sta imparando, quello che è affascinato dal telemark, dal ritmo, dall'armonia del movimento, dall'eleganza del gesto, ma che è un po' preoccupato di fare una cosa troppo difficile. Gli direi di venire in Val Brembana, a Foppolo, per esempio, dove sto io, semplicemente imparando a muoversi in pista. Ci sono dei pendii, c'è una pista facile su cui hanno imparato migliaia di bergamaschi, che si chiama Quarta Baita, è una pista larga, facile, regolare, omogenea, perfetta per imparare. Per quelli invece che amano un pochettino, come dire, l'avventura, sempre venendo a Foppolo, vi parlerò di Foppolo perché è la mia casa d'inverno, direi che per uno sciatore intermedio sarebbe bello fare una gita al Passo d'Ordona e poi muoversi così, dove capita, dove c'è la neve migliore, sulle montagne lì intorno.
E per chi invece ha voglia di sciare in modo più impegnativo, più difficile, insomma, con più continuità, direi di andare verso il Toro e fare tutta la traversata dietro e poi, se possibile, magari scendere dall'altra parte verso la Valtellina, andare a prendere qualche canale un po' più ripido. Con un po' di buon allenamento si può salire e scendere varie volte e anche a primavera inoltrata andare a prendere dei canali di neve leggera, di neve polverosa, quando dal nostro versante, dal versante a sud, la neve è già trasformata, è già firma. Se uno vuole trovare un po' di neve fresca, in qualche canale ripido e impegnativo, può anche andare dall'altra parte e divertirsi. Vi aspetto su Orobie, allora, e vi aspetto con il telemark.